Grazie Presidente. Solamente per rispondere al collega del PD che è voluto intervenire in quest'Aula, che oltretutto non è luogo predisposto, sul caso Calderoli, vicepresidente del Senato. Io voglio ricordare, anzi invito i colleghi del PD a mettere un punto su questa strumentalizzazione quando il vicepresidente ha voluto scusarsi e chiarire le sue affermazioni. Si è scusato pubblicamente e ha chiarito quello che probabilmente in modo errato ha voluto dire. Io voglio ricordare però ai colleghi del PD, e mi auguro che l'indignazione non sia soltanto verso le parole che qualche avversario politico dice, ma siano anche verso i fatti. Io mi domando perché nessun collega del Partito Democratico si sia alzato per quell'atto indegno che ha leso la dignità di 400.000 cittadini con il voto del Partito Democratico, li ha ridotti alla povertà e si chiamano esodati. Mi domando perché il Partito Democratico, e forse perché quella dignità è di povera gente e non di persone che girano in auto blu, mi domando perché il Partito Democratico non si indigna verso quello che loro hanno votato con l'IMU e l'aumento su tutte le tasse che hanno fatto chiudere l'impresa e lasciato per strada dei cittadini. Quella non è dignità, non è la dignità dei cittadini che lasciate per strada senza lavoro e senza pensione. La dignità è solo dei potenti? Vi domando, la dignità è solo dei potenti? Non ho visto raccolte di firme lanciate per difendere queste persone, anzi, nella scorsa legislatura ho visto braccia alzate del Partito Democratico che votavano il dramma di queste persone. Quindi invito a non strumentalizzare delle parole per il quale il vicepresidente si è scusato e magari guardare in casa propria, perché quando si parla di dignità si parla anche della vita che possono affrontare i cittadini comuni. Grazie. Bene, la ringrazio. Allora, avrà ora luogo lo svolgimento di un'informativa urgente del Governo sulla vicenda dell'espulsione di Alma Shalabayeva e di sua figlia. Dopo l'intervento del Ministro dell'Interno interverranno i rappresentanti di gruppi in ordine decrescente, secondo la rispettiva consistenza numerica, per 5 minuti ciascuno. Un tempo aggiuntivo è attribuito al gruppo misto. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Prego, Ministro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il